Ciao Anna. Scusa se sono le 3 di notte, però mi dovresti descrivere un attimo come sei tu. No, Fisicamente. cioè le tue aspirazioni. Le mie aspirazioni. Sì, sei più per l'amore, il cibo, la creatività. Sono per la creatività e per il cibo. No, un Io altro. voglio diventare un artista. Pittrice. Io Pittrice voglio salvare il straordinaria? mondo. Sì, esatto, The Sims. Allora metti creatività. No, non si deve Cercava di sapere, no. vincere. Deve far, deve, dobbiamo far finta che è un prank, cioè uno scherzo. Ah, Ok. allora Devi dire tipo, Lollo, allora ma cosa stai dicendo? Perché mi hai chiamato alle... ok, ci sono. Ed è Lolo, un ma perché tratto. mi hai chiamato a quest'ora? Sì, tanto non ci credo. Un tratto. Dicendo, posso dirti cosa voglio fare nella vita o no? Ah, sì, poi io devo estrapolare, va bene. Allora, io Un qualcosa? Cosa che devi state fare? prendendo appunti. Sì, no, sì. Di Ok, salvare il mondo con quindi il cibo. con l'arte. Ah, con l'arte. L'arte del Niente, cibo? quindi Food porn. l'arte del porno. L'arte del porno, quindi non Sì, la voglio, flirtante. no, io voglio aiutare le persone con Ti sento bassa. salvarle. Forse non riesci a salvare il mondo se ti sento così bassa. Ah, No, 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 no. eccoti. Mi piace anche il cibo. Sei una In realtà sono smanettona? tanto. No, no, assolutamente no. Mi Ok. piace cucinare, diciamo. Buon gustaia, Sì, ok. basta, direi. Mi Odio i bambini perché piace. l'occhino ti fa sempre L'arte. impazzire, no? Esatto, io odio i bambini. No, Ok. io ho proprio paura. No, non è che odio, ho paura di l'occhino quando mi mette la testa nelle tette. Mi fa molto torbotto. Ma sai che nella Esatto. serie di The Sims tutti i personaggi odiano i bambini per l'occhino? Comunque, lo sai che sei identica? Hai un cappello da cowboy e sembri una cowgirl. Tua figlia, in realtà. Perché c'è la testa? Aspetta, devo toglierli. Come faccio? Vabbè, sarà un segreto. In realtà non scoprirete mai com'è la figlia di Anna. Perché è tutto un costume di panda. Cioè, non si vede tua figlia. E poi c'è tua sorella che si chiama Cotoletta. Cioè, le tette giganti. Va bene, ciao Nina, grazie. Grazie. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Ok, sono le 3 e 8 di sabato 19 agosto, che è il giorno in cui dovrà uscire questo video. Comunque, guardate che cosa ho. Me l'aveva regalato una ragazza, non mi ricordo chi è, però serve tipo da mettere qui sopra gli occhi quando non hai sonno. Ho provato a metterlo, vi giuro che non riesco a dormire. Ma sono anch'io stupido perché ho bevuto tanto caffè. Ho bevuto tanto caffè. Ok, dovrei metterla di fianco a Tearless, perché avevano detto che lei avrebbe abitato di fianco a Tearless. Si chiamavano i Senza e c'era Dino Pai, che era il figlio di Tearless, e qui doveva vivere Anna. So che vi starete chiedendo, c'è anche Tear che butta via la spazzatura, perché butti via Tizio, non butta Artizio? Lei la vede lunga, è anche grossa. Anna, devi dirci qualcosa? So che tutti voi state aspettando il momento in cui Anna ci prova con l'occhi. Guarda, già Cotoletta ha acquisito l'abilità di cucina. Ecco, non ti inchinare troppo che sennò diventano cototette. Ci si può uccidere con un cucchiaino? Devo anche parlare a bassa voce, se no mia mamma mi viene di qua e mi uccide. Cotoletta, non ti cuocere da sola, mi raccomando. Piuttosto a Nina, che adesso è finito la scuola superiore, è finito gli esami di maturità. Se sei immatura. Avevo promesso che non avrei fatto battute di questo genere. Poi dopo faremo tutte le ship varie. Con i vari Locchi, Locchini. E se il tuo pan... Dov'è il panda? Panda! Phil the Panda! Sta già giocando, che brava. Magari sta... No, sta editando i video della madre.
è l'amante perfetta di mio figlio. Tutti e due che si divertono a editare i video del padre. Cerchiamo un lavoro, vediamo che cosa troviamo. Dovrebbe fare la cuoca. Cuoca! C'è la cuoca perché lei vuole salvare il mondo con il cibo. No. Com'è che era? Boh, non lo so, non mi ricordo più la chiamata di prima. Lei vuole salvare il mondo, non mi ricordo con cosa. Con l'arte del... col food porn, mi sembra. La cuoca. Una lavapiatti. Bisogna pure iniziare da qualche parte. Io iniziando lavando i piedi, di che noia. No, vabbè, lascia, basta, no, basta. Tralasciamo questa cosa. Mentre Cotoletta, vediamo... Che cosa gli facciamo fare? Gli facciamo trovare un lavoro anche a lei? Ecco qua. Allora, potremmo fare la babysitter, così che abbiamo un pretesto per andare a casa di Locky. Sì, così saremo tutti insieme. Lavoratrice manuale. Meno male che hanno messo un martello e non una se... Una se... Una seggiovia. No... Non... No... C'era anche da dire che Anna è una strega. Quindi, in mezzo al salotto mettiamo un calderone. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più manza del reame? Charlie. Mica spavento. Ok, che sto cercando le cose di Halloween, mi ha fatto spaventare quel 3. 3 è il numero perfetto, il 3 è il numero del diavolo. Che carina, mi ricordo quell'episodio dove avevamo costruito... Che bello, lo mettiamo tipo qua. Così, avevamo costruito una zucca bellissima. No, ne posso mettere di più. Avevamo costruito una zucca nella vaniglia di Anna. E l'avevo aiutata io. Avevo fatto io quella cosa. No, assurdo. C'è il cappello di Anna, della streghetta. No, bellissime. Sono bellissime. Oh, che bella. Adesso la arrediamo tutta così. Stavo cercando un lenzuolo per fare il fantasma, ma non ho le lenzuola bianche. No, insomma, sono ma... Oddio, sembra... Anche a voi sembra quella cosa lì che... Che cos'è questo cosino? È una lampada! Che bella! È il panda! Phil the Panda! Postazione da intaglio zucche. Che cos'è? Sicuramente gli serve perché fa quello da mattina a sera, una strega, sai com'è, no? Però queste ciotole di dolci sono troppo belle, voglio mettere ovunque, così gli vengono le care a tutti. Ok, abbiamo modernizzato un attimino la storia, qua. E si è fatto molto tutto più 31 ottobre, anche se siamo ad agosto. Ora voglio vedere il caminetto acceso, quindi accendi il caminetto, per favore. Brava Anna. Ora è tutto molto più bello. Sembra di stare quasi a diagonale. Che bello. Vieni. Andiamo a prendere una bacchetta da Olivan. No. Cosa stai facendo? Non ti piacciono le bacchette. Lo sapevo. Ecco perché non ci stai con me. Però, dato che sei appena entrato nella mia serie, vorrei andare a visitare un nostro amico in comune. Siamo arrivati da me, esatto. E c'è. Perché Lucchino è sempre in bagno e io sono sempre al computer. Beh, è una cosa veramente di famiglia, è veramente così. Toc toc, sono Anna e c'è anche mia figlia e mia sorella, Carla. Proviamo a bussare alla porta. Locky, vediamo la sua reazione. Oh, entra pure, gli ha risposto. Che carino, Locky. Sì, ma accoglile, cioè, guarda qua che accoglienza c'è da fare, Locky. Accoglienza c'hai da fare qua e non lo caghi neanche. Anna un po' meno, ma la sorella di Anna. Ecco che è saltato per andare a. Ma come cammina? L'ha snobbata completamente, è andato da quella più giovane. Stanno facendo amicizia i due bambini. Ve l'ho detto, stanno andando d'accordo. Io lo sapevo. Locchino, bravissime. Guarda, che carino. Lo sapevo che Locchino si sarebbe innamorato della figlia di Anna. E io mi sto innamorando. No, 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 mi sa che sono un po' contrariato da Anna. Ero disperato. Proprio. Non riuscirò mai a trovare una ragazza. Ma come li guarda male? Tutti che si guardano! È incazzatissimo! Perché così arrabbiato? Qua sono tutti felici e Locke sempre arrabbiato, sempre acido che... Dobbiamo mettere anche Charlie, a proposito di persone acide. Guarda cosa stai guardando, mi stai guardando il culo, Locke. Oddio, madonna mia. Sono proprio io, mamma mia. Ah, che bella famiglia la Felice. Dove sta andando, da lei? Ah, Anna non ci sta, allora va da lei. Ehi, ciao, come sta tua sorella?
Tutto bene? Ehi, anche tu sei una manza. non sai cosa vuol dire manza. È una cosa che dice lei su YouTube, non la segui su YouTube. Ah, sei troppo grande. Capisco, capisco. Lei fa delle cose trash. E si mette a scrivere sempre tutti gli episodi, fa delle storielle. Ma ci guadagnate dei soldi a fare questa cosa qui? Mia sorella ha sempre detto che vuole fare la pace nel mondo con l'arte del cibo. I soldi puliti sono YouTube, non, niente in nero. Giuro, sono puliti. E questo vuole i cupcake. Perfetto, l'occhio è diventato l'occhiaio e vuole andare a dormire. Va, finito. Così? Dormi. Va bene, niente, dall'occhio è tutto. Spero che questo episodio notturno faccio vedere. Sono le 3:43, sempre di sabato, non è cambiato il giorno. Non ci metto così tanto a registrare. Ma editare probabilmente sì. E niente, commentatemi su quale dovrebbe essere secondo voi la mamma di Locchino. E se volete vedere altri episodi di The Sims, iscrivetevi. Ok, se mia mamma entra in questo momento, pensava strano.